ricercatrice in Francia, a Tolosa, dove dopo il dottorato qui in Italia ho trovato un lavoro come postdoc. Avanzate. Ben pagata. Avanzate e soprattutto valorizzata per la mia tutti dietro. Siamo tutti qua dietro perché diciamo io non mi sento che mi sono tolta dai piedi. Io penso di essere fuori e mi piacerebbe in caso un giorno tornare, ma le prospettive al momento non sono queste. Le prospettive anche culturali, questo è il problema, che il nostro ministro propone, sono prospettive per cui è meglio togliersi dai piedi, meglio non porsi il problema dei giovani. E chi attua delle politiche che di fatto costringono noi ad andare fuori e poi ci dice pure che se andiamo fuori abbiamo fatto bene, ci siamo tolti dai piedi. E se restiamo qui abbiamo dei contratti a voucher e ci lamentiamo, magari qualcun altro ci viene a dire che siamo dei lamentosi, siamo dei mammoni, eccetera, eccetera, eccetera. Allora noi siamo un attimo rotti le scatole e vogliamo così suggerire al nostro ministro in caso di andarsene a quel paese. E voglio dire che appunto noi, in particolare appunto io sono un dottore di ricerca, adesso ricercatore, e ecco, sono i miei primi 4 mesi in Francia nel caso specifico, e avere l'idea che appunto uno dice sono ricercatore, tutti ti chiedono cosa studi, cosa fai, qui mediamente la gente ti chiede ma che vuol dire? Ecco, quindi questo problema del riconoscimento della nostra formazione, che penso che sia davvero il problema in questo momento, e sono felice che fossi a Roma a lavorare con i miei coautori per poterlo dire direttamente io e non magari con un posto su Facebook dalla Francia. Grazie. Siamo venuti a portare il regalo di Natale al ministro Poletti. Questo è esattamente il nostro regalo di Natale. Un bel biglietto, un bel viaggio, mi raccomando ministro, di sola andata. Sono andata per andare a quel paese e direi che è la reazione fin troppo gentile, fin troppo educata di un paio di generazioni che si sono sentite in vario modo insultare a parole e in vario modo mettere in difficoltà nelle loro prospettive di vita e di lavoro. Vedete, il fatto che il ministro abbia detto che quasi quasi è bene non averli più fra i piedi, i giovani che se ne vanno all'estero, non è molto distante dal fatto che ci abbia inondati di voucher, non è molto distante dal fatto che le politiche di questo governo abbiano ulteriormente precarizzato il lavoro. Noi siamo davanti a questo grande paradosso: il governo, l'ex governo più giovane della storia repubblicana, che ci aveva promesso l'emancipazione dei giovani, liberarci dal ricatto della precarietà, in realtà ci ha inondati della precarietà, con le forme di lavoro e di sfruttamento più odiose. I voucher sono esattamente questi, liberalizzati dal Jobs Act, ricordiamocelo, e che rendono sotto ricatto strutturale i giovani di questo paese. Ci ricordiamo anche altre cose, per esempio il fatto che un anno fa, esattamente in questo punto, c'erano una cinquantina di giovani ricercatrici e di ricercatori che lavorano con assegni di ricerca oppure che svolgono dei dottorati di ricerca all'università. Allora, in un'altra geniale uscita, il ministro del lavoro ci aveva raccontato che chi fa ricerca non è un vero lavoratore e in quanto non vero lavoratore non ha diritto ad avere l'indennità di disoccupazione nel momento in cui le università lo cacciano via a calci nel sedere, perché questo avviene nei nostri atenei, questo avviene nel nostro paese, che chi più investe nella sua formazione, che i più giovani vengono scoraggiati a rimanere nel nostro paese. Lo si fa con le politiche, lo si fa negando il welfare, lo si fa negando i diritti, lo si fa insultando bellamente un paio di generazioni. Allora questo ministro ci deve ringraziare se il nostro è semplicemente un regalo di Natale che lo invita ad andarsene a quel paese, perché in realtà sono i giovani italiani e i giovani che se ne sono andati via, che non ne possono più di lui, di questo governo, di questa volgarità e di queste politiche, e che sono assolutamente determinati a cacciarlo via e non averlo più fra i piedi. Oggi siamo qui sotto per dire al caro ministro Poletti che la nostra generazione, se se ne va, è perché in Italia non ha opportunità di nessun tipo per la sua riforma del lavoro, che ci vuole sfruttati, che ci paga voucher, che fa in modo che gli studenti finita l'università non abbiano alcuna prospettiva di lavorare in questo paese. E quello che ha detto ieri il ministro Poletti è l'arroganza di questa classe dirigente che non solo fa riforme che ci rendono precari, che ci rendono sfruttati, che fanno sì che non ci siano appunto alcune opportunità in questo paese e che fanno sì che le persone si debbano andare. E se qualcuno, anche
all'estero, che può permettersi di pagare gli studi all'estero, che può permettersi di pagare un figlio che va a lavorare fuori. E allora questo insulto non è solo verso di noi, è anche verso le nostre famiglie che ogni giorno ci pagano gli studi, è anche verso gli studenti che ogni giorno cercano di costruirsi un futuro in questo paese e non ne vedono. Brava. Le politiche del Partito Democratico ci hanno reso i camerieri dell'Europa. Parlo a nome di tutti quei giovani del Mezzogiorno che sono stati costretti ad andare via dalle proprie terre, che non hanno trovato opportunità di lavoro, che sono dovuti andare via perché qualcuno lo ha deciso per loro, perché non sono mai stati nella possibilità di poter scegliere. Noi vorremmo poter scegliere qual è il nostro futuro, vorremmo poter scegliere, decidere dove stare, dove andare, cosa fare della nostra vita, ma così non è. Le politiche di questi anni, la precarizzazione del mondo del lavoro, l'aumento spropositato dei voucher, l'impossibilità di poter avere un lavoro stabile sono oggi le cose che dovremmo rivendicare. E quello che dice il ministro Poletti è qualcosa di arrogante, presuntuoso e di chi non ha per niente a cuore le condizioni di vita materiali delle persone che sono nel nostro territorio, nel nostro paese. Lo dico perché Poletti ci dovrebbe pensare quando dice queste cose, ci dovrebbe pensare per lui, per se stesso, perché non siamo tutti suoi figli, perché non abbiamo tutte le possibilità che ha avuto suo figlio. In questo paese tutti quanti dovremmo avere tutte le stesse opportunità e in questo momento non è così. È la ragione per cui gli consegniamo questo biglietto, ma non lo consegniamo solo a lui, lo consegniamo alla ministra Lorenzin, lo consegniamo a questo nuovo governo che è una fotocopia del governo precedente, lo daremo in fotocopia a loro e a tutti i ministri di questo governo che sono la rappresentazione di una riproposizione delle stesse politiche di 20 anni di devastazione del mercato del lavoro, di 20 anni di precarizzazione delle nostre vite. Ciao. Di là. Adesso stiamo consegnando il biglietto di sola andata per quel paese, perché l'unico che si deve togliere dai piedi è il ministro Poletti, che in realtà è il ministro del non lavoro, il ministro dei voucher, il ministro della disoccupazione giovanile, il ministro della precarietà, del contratto a tutele crescenti, della truffa chiamata Jobs Act, che in realtà non ha fatto altro che aumentare disoccupazione e precarietà. Noi oggi questo biglietto lo diamo a lui, ma in realtà lo diamo a tutto questo governo, a tutti quei finti rottamatori che in realtà il 4 dicembre sono stati mandati a casa da 19 milioni di rom. E noi oggi lo ribadiamo con forza, non siamo noi che ci dobbiamo togliere dai piedi, caro Poletti, ma sei tu che sarai ricordato come uno dei peggiori ministri della Repubblica, perché hai messo in campo solo azioni a favore delle imprese e hai solo sottratto diritti ai lavoratori. Noi questo oggi lo vogliamo dire con forza, questa è solo una delle iniziative che metteremo in campo in queste settimane per spiegare a Poletti e a tutti gli amici suoi che sulla pelle dei lavoratori non è più possibile calpestare diritti e fare solo favori alle imprese. Vogliamo che Poletti vada a casa, lui e tutti quelli come lui. Quindi il biglietto è qui, un biglietto di sola andata, andate a quel paese e liberate le nostre vite dalla precarietà e dallo sfruttamento. È un bel biglietto di sola andata, lo dovremmo consegnare anche al Ministero di Fronte, al Ministero dello Sviluppo Economico. Dopo in questi giorni ci sono dei tavoli di vertenze che mettono in gioco milioni di posti di lavoro. Pensiamo alla vertenza Almaviva, più di 2.000 licenziamenti, con delle imprese che non fanno altro che incamerare utili e incentivi per mandare a casa invece i lavoratori. Buongiorno. Sentiamo dopo. Sì. Thank you.
insomma, stiamo manifestando pacificamente il nostro dissenso rispetto alle parole di Bonetti, il ministro del non lavoro e della disoccupazione, quindi non stiamo facendo niente di assolutamente pericoloso, c'è solo un biglietto di solo andata che è qui per tutti i ministri di questo governo, e lo diciamo anche a chi lavora, che non è più possibile rimanere in questa situazione e subire passivamente le provocazioni di un governo che ha regalato milioni di euro alle imprese senza dare in cambio niente ai lavoratori. Poi per cortesia il documento ce lo restituite. Magari.